Partiamo dai gol, che per un attaccante sono la cosa più importante. Hai voluto, come dire, fugare ogni dubbio dopo il gol contro il Frosinone, tuo di Garitano, oggi hai detto ne faccio due, non se ne parla più. Sì, sicuramente oggi è stato importante sbloccarmi, perché comunque sia, quello sì, era un gol dubbio. Mi dispiace che poi l'hanno segnato a me per Garri. Ho già detto che magari offriamo qualcosa insieme, però oggi sono contento per la prestazione più che altro, perché comunque sia era importante far bene, tornare a vincere, e oggi ci siamo riusciti. Ci sono gol e gol, però entrambe le tue reti sono venute da azioni corali ben costruite dalla squadra. Sì, sono cose che prepariamo in settimana e fa piacere far gol così, perché comunque sia si vede che la squadra fa quello che gli viene chiesto. Dobbiamo continuare così, perché comunque sia i risultati poi si vedono in campo. Sei stato forse l'ultimissimo arrivato qui in casa Chievo Verona, giusto il tempo di rimettersi in forma, di ambientarsi, ma poi mister Aglietti ti ha da subito dato fiducia, sei subentrato un po' alla volta fino alle partite da titolari. Come ti stai ambientando in questa tua nuova avventura calcistica? Ma sicuramente arrivando dopo c'è un piccolo svantaggio, perché comunque sia magari ti manca la condizione fisica. Sto lavorando tanto, è normale che giocando ti viene sempre di più la condizione, e spero che partita dopo partita di fare sempre meglio. In questo tuo primo scorcio di stagione hai provato a giocare con quasi tutto il parco attaccanti del Chievo Verona, da Djordjevic, sicuramente il più esperto, a De Luca, stasera il più giovane. Ci fai un ritratto dei tuoi compagni di attacco? Ma sicuramente ognuno ha le sue caratteristiche, ci dobbiamo sempre legare bene insieme, dare il massimo, e poi sicuramente qualcosa di buono esce fuori. Tanti anni lontano dal calcio italiano, come l'hai ritrovata questa Serie B? Ma stando all'estero impari tante cose, magari è uno stile di gioco diverso, ma la mentalità è sempre la stessa, comunque sia è calcio, quindi quando torni in Italia vuoi dimostrare quello che hai imparato e sapere di essere un giocatore migliore. È una domanda che facciamo spesso agli altri attaccanti giallo-blu: cosa significa essere allenati da un ex attaccante? C'è più aspettativa, c'è un po' più di pressione, o invece può essere un vantaggio perché conosce al 100% le dinamiche di chi gioca nel tuo ruolo? Ma sicuramente il mister può essere uno stimolo in più, perché vuole sempre che facciamo i movimenti giusti, che attacchiamo in maniera cattiva la porta, e questo mi può aiutare, perché magari quei gol brutti che magari non facevo, magari questo non li posso fare. Ti sei già fatto un'idea di come può essere questa Serie B? Sicuramente c'è un equilibrio più verso l'alto magari rispetto alle ultime stagioni, ci sono delle squadre che sulla carta partono come favorite. Che idea ti sei fatta del campionato e che cosa può dire il Chievo Verona in questo campionato? Ma secondo me ci sono tante squadre che possono lottare per salire, la differenza la farà la mentalità e la continuità. Chi avrà più voglia e riuscirà a vincere più partite di fila sicuramente avrà un grosso vantaggio, e secondo me il Chievo può fare un campionato per salire, per giocarsela per salire. Il mantra è sempre una partita alla volta, quindi parliamo della SPA, però per collegarmi al tuo discorso, nella prossima settimana il Chievo affronterà prima la SPA in trasferta e poi l'Empoli in casa, due scontri direttissimi per chi vuole competere e ambire ai posti alti della classifica. Ah, è ovvio che sono due partite importanti, ma come tutte quante, perché valgono sempre 3 punti, ma probabilmente è più una cosa mentale per vedere di che pasta siamo fatti, perché se fai bene queste partite qua puoi affrontare qualsiasi squadra nella maniera giusta. L'ultima, la dedica, perché segnare comunque una doppietta non capita tutte le partite, se hai una dedica speciale. Ah, sicuramente in questo periodo la mia ragazza mi è stata tanto vicino, mi ha aiutato tanto, soprattutto nei momenti difficili, e quindi va a lei.